Il bellissimo rapporto tra le sorelle Incontrada. Oltre alla madre Alicia, Vanessa Incontrada è super legata ad un'altra donna che fa parte della sua vita. Stiamo parlando di Alice, la sorella più piccola della nota attrice e conduttrice TV iberica. La ragazza è nata dal matrimonio tra la madre spagnola e il padre Filippo, che ha origini campane. Rispetto alla padrona di casa di 20 anni che siamo italiani, la consanguinea non ha un account di... Infatti la giovane cura di rado un suo profilo su Facebook. Sembra proprio che è una persona molto riservata e non si espone molto rispetto a Vanessa, che praticamente è una delle artiste più apprezzate nel nostro paese. I pochi scatti che abbiamo da lei arrivano direttamente da Instagram dell'attrice, che condivide immagini e video per esigenze professionali. Chi è Alice Incontrada? Alice Incontrada, come si vede dalla foto, è la sorella minore di Vanessa. Con quest'ultima si somiglia moltissimo, infatti ha la stessa pelle chiara, il colore ramato dei capelli e le felidi sul viso. La ragazza abita in Spagna, precisamente a Barcellona, e si occupa della gestione del ristorante Le Bimbe. Si tratta di un locale specializzato in cucina toscana, aperto dalla consanguinea maggiore qualche anno fa. Alice è una zia modello, infatti è molto legata a Isal, il figlio che Vanessa ha avuto dal compagno Rossano Laurini. Continua dopo la foto: il difficile rapporto con il padre Filippo Incontrada. Per chi non lo sapesse, il padre di Vanessa e Alice ha lasciato la compagna quando queste ultime erano ancora piccole. Per questo motivo la donna che le ha messe al mondo si è dovuta occupare da sola delle sue figlie. Anni fa, intervistata all'arena di Massimo Giletti, la nota attrice e conduttrice iberica diceva: quando c'è una separazione all'inizio punti il dito, poi, con il tempo ho compreso perché mio padre ha fatto certe scelte e oggi ci siamo ritrovati e abbiamo un rapporto che mai avrei pensato. Si è evoluto. Oggi lo accetto, lo abbraccio, fa parte di me e di mio figlio. A quanto pare la donna ha poi perdonato il padre.